Ciao ragazzi, in questo video parleremo della figura di Roberto Burioni e della filosofia dietro la sua divulgazione. Per chi non conoscesse, Roberto Burioni è uno scienziato che ormai da anni è impiegato nella divulgazione dell'importanza dei vaccini e per questo motivo è stato nel corso del tempo ricoperto da numerose critiche provenienti da varie fazioni. In questo video io intendo esaminare le varie critiche che gli sono state poste. Ci tengo però a precisare che, ve lo dico chiaro e tondo, non si salva niente da ciò che ho potuto esaminare delle sue critiche. Le critiche a Burioni sono numerosissime, ma si dividono principalmente in tre macro categorie. La prima categoria, che purtroppo riguarda il 90% delle critiche a Burioni, è quella proveniente dai Nova. Sono coloro che non concordano con Burioni sull'efficacia del vaccino, sull'effettiva natura del vaccino, ritenendolo o inutile o dannoso o che troppi vaccini fanno male e altre cose. Questi sono i critici che io definisco pseudoscientifici. La seconda categoria sono coloro che non concordano con Burioni per principio, ossia coloro che pensano che Burioni stia sbagliando nel metodo, che sia moralmente erroneo. Sono coloro che, per dire, ritengono che sia troppo duro o che insulti e blastaggi sono qualcosa di immorale. Li definisco i kantiani. E sono il 9% delle critiche rivolte a Burioni in media. La terza categoria sono coloro che criticano Burioni non nei fini ma nei mezzi. Secondo loro Burioni nella sua comunicazione rischia di fare un danno. Quindi sono d'accordo con Burioni nelle sue idee, nella morale e tutto il resto, ma temono gli effetti. Li chiamo gli utilitaristi e sono l'1% delle critiche a lui rivolte. Partiamo dalla prima, perché rispondendo alla prima eliminiamo quasi tutte le critiche rivolte a Burioni, che sono anche le più stupide. Per questa critica io non faccio altro che linkarvi il video di Neurodrom sull'antivaccinismo, in cui lui risponde a tutti. E ripeto tutti, ma dico tutti, ma non mi avete sentito tutti i luoghi comuni, le bufale e i miti sull'antivaccinismo. Tutti! Se lo state pensando, ha risposto. E i vaccini causano l'autismo, e i vaccini hanno l'alluminio, i vaccini sono inutili, hanno gli effetti collaterali, l'efficacia, il mercurio, le case farmaceutiche, troppi vaccini insieme ammazzano, non avrebbe senso fare ora un video a riguardo perché Neurodrom ha veramente trattato tutto quanto e finirei soltanto per ripetere. C'è tutto e ve ne conferma la validità il qui presente studente di medicina che ha esaminato le sue evidenze. Ed ogni singola critica viene nel video smentita, menzionando tutti gli studi che dimostrano definitivamente con risultati oggettivi ciò che si dice. E ricordiamo che sono studi con massima validità, replicati in tutto il pianeta da laboratori indipendenti, con il massimo della valutazione in peer review e le meta-analisi. La scienza non è un parlamento, un posto dove ognuno dice la sua e tutte le idee sono uguali, è bensì un luogo dove le idee si misurano sulla base degli esperimenti. Le idee che producono risultati sono valide. Quelle, come gli antivax, che invece sono smentite dagli esperimenti, sono falsificate e quindi abbandonate nel reame della pseudoscienza. E i vaccini, come dice giustamente Neurodrom, sono il farmaco più efficace e dimostrato della storia dell'umanità. Non esiste un solo farmaco più efficace e con meno effetti collaterali. Sì, pure l'aspirina. Letteralmente tutta la medicina esistente non arriva all'efficacia di un vaccino. Coloro che negano i vaccini non solo si mettono contro tutta la scienza e hanno il dovere di fare un esperimento per contraddire ogni singolo esperimento pro-vax, ma si mettono contro la medicina e per coerenza dovrebbero curarsi con erbe quando hanno problemi. L'unica cosa che mi sento di aggiungere, perché non ricordo se dice pure quella, è l'idea di obbligo vaccinale. Ora, se fossimo in un paese normale e civile, avanzato e non antiscientifico, l'obbligo vaccinale non servirebbe, e infatti in molti paesi non c'è. Siccome invece, mi spiace dirlo, siamo in un paese di caproni ignoranti che, quando il medico dice A, si fa automaticamente B per dispetto, l'obbligo serve. Il concetto di immunità di gregge, dimostrato più e più volte valido dalla comunità scientifica in maniera definitiva, consiste in questo. Alcune persone non possono vaccinarsi, e non è colpa loro. Queste persone sono sensibili alle malattie prevenibili da vaccino, che come sappiamo sono invalidanti o addirittura mortali in certi casi. Queste persone quindi vanno protette. Ma le malattie si trasmettono da persona a persona. Quindi purtroppo qualche cretino che non ha vaccinato i suoi figli c'è. E quei bambini, se si ammalano, possono trasmettere la malattia alle persone non vaccinate. E siccome queste sono immunodepresse, per loro la malattia sarà 10 volte più pericolosa, per giunta. Ora, immaginate che il malato starnutisca sull'immunodepresso. La malattia sarà trasmessa. Adesso immaginate che il malato starnutisca su qualcuno, e questo si ammala. E lui potrà starnutire sull'immunodepresso. Questa si chiama catena di contagio. Nessuno è al sicuro, perché anche un malato lontano può raggiungerti in questo modo. Tuttavia, se il malato starnutisce su una persona vaccinata, la malattia non si diffonde, perché gli anticorpi eliminano il patogeno. La catena è spezzata.
Ora, l'immunità di gregge si basa su questo: una pecora più debole è circondata da pecore forti, e così il male non potrà raggiungerla. Se abbastanza persone sono vaccinate, la persona immunodepressa sarà al sicuro, perché la catena non potrà raggiungerla. Ma, e questo è dimostrato scientificamente tantissime volte, perché sia efficace, l'immunità di gregge richiede che siano tantissime le persone vaccinate, così che l'immunodepresso sia al sicuro. Questa cifra varia a seconda della malattia, ma generalmente si aggira intorno al 95%, soprattutto per le malattie famose dei vaccini che conosciamo. È una cifra altissima, dunque è richiesto che la popolazione si vaccini. Ora, se fossimo in un paese civile, che ricorda quante persone sono morte nel corso della storia e muoiono ancora oggi in Africa per mancanza di vaccini, non ci sarebbe bisogno dell'obbligo. Siccome invece siamo un popolo di asini, l'obbligo è necessario per una questione oggettiva, in quanto sancita da esperimento, di sicurezza pubblica. Tu sei contro i vaccini? Liberissimo, ma non è che può pagarne il prezzo un'altra persona con la sua vita. La tua libertà finisce dove inizia quella degli altri. Alcuni dicono: il figlio è mio e allora decido io. La patria potestà non significa proprietà. Il figlio del genitore non è mica un giocattolo che il padre può decidere di distruggerlo. Il potere dei genitori sui figli ha dei limiti, sanciti dai diritti del bambino. E se il genitore è contrario a questi diritti, il potere genitoriale viene meno. E uno di questi diritti è la salute. Se un genitore vuole ammazzare il figlio, noi lo fermiamo. Ma se un genitore gli volesse fare prendere una malattia, glielo dovremmo lasciare fare? Ovviamente no. Coloro che non si vaccinano, a tutti gli effetti, stanno permettendo indirettamente il danno, e in alcuni casi la morte, di persone che non c'entrano niente. Siamo tutti d'accordo che la libera scelta si fermi dove causa danno agli altri. E dunque la libera scelta di non vaccinare si ferma laddove tale scelta causi il danno del figlio o di altre persone nella catena. E dunque, siccome se non raggiungiamo la cifra dell'immunità di gregge, le persone si fanno male, l'obbligo diventa necessario. Abbiamo un tasso di vaccinazione inferiore a paesi del terzo mondo, e infatti abbiamo casi di morbillo analoghi a paesi del terzo mondo. Che è una schifezza, che è una vergogna. Va bene criticare il cosiddetto paternalismo medico, ma quando il dato parla, l'uomo si zittisce in un paese civile. Ma non siamo in un paese civile, siamo in Italia. Dunque, smentite con la scienza le critiche pseudoscientifiche, passiamo ora alle critiche utilitaristiche. Queste critiche sostengono che Burioni, con il suo modo deciso, senza se e senza ma, molto autorevole in quanto scienziato, e con il suo blastare gli antivax, stia facendo un danno alla causa vaccinista, che potrebbe allontanare la gente indispettita dai vaccini e far odiare ancora di più i medici, che potrebbero essere visti come presuntuosi. Ora, per rispondere a questa critica, divideremo le persone in 5 categorie. Ci sono gli antivaccinisti assoluti, ossia coloro che rimarranno sempre antivax. Non importa quante ricerche gli sbatterà in faccia, non importa quanti dibattiti avrai con loro, rimarranno chiusi di mente e pensano di aver ragione. Ci sono gli antivaccinisti relativi, ossia quelli molto presuntuosi, chiusi di mente, che però è possibile fargli cambiare idea. Ci sono poi gli indecisi, ossia coloro che possono cambiare idea con meno difficoltà. Ci sono i vaccinisti timorosi, che magari sono preda facile delle bufale delle fake news antivax. Ed infine ci sono i sani di mente, detti anche vaccinisti certi, che sanno della validità scientifica del dato e non si mettono certo a distruggere la scienza usando 4 link condivisi su Facebook. Molto bene, ora prendiamo Burioni e la sua attività divulgativa, con il suo tono che può essere, a seconda dei casi, più o meno forte. Ora, Burioni, con questo suo tono, cosa può fare? Non farà di certo cambiare idea ai vaccinisti certi, che al contrario saranno molto d'accordo con l'urgenza della questione. Non farà cambiare idea agli antivaccinisti assoluti, ma nessuno in realtà avrebbe potuto far cambiare loro idea. Burioni o non Burioni? Quindi, già abbiamo confermato che Burioni, per 2/5, non fa cambiare idea a nessuno, in termini brutti, alla causa vaccinale. Ma i critici sostengono che magari potrebbe far indurire gli antivaccinisti relativi, oppure trasformare i vaccinisti timorosi in antivax, o gli indecisi in antivax. Ora, io seguo tutti i social di Burioni, e l'ho fatto con costanza per tantissimo tempo, e non ho mai visto una persona dire: ah, basta! Ora che Burioni ha blastato sto tizio, sono convinto a non vaccinare mio figlio! Non ho mai visto una cosa simile. Ho visto invece tantissime persone condividere le loro esperienze in cui dicevano che Burioni le aveva convinti con la sua dialettica, con la sua oratoria, con la sua bravura nello spiegare cose complesse in modo semplice e con le sue prove, a cambiare idea sull'antivaccinismo al provaccinismo. Per carità, qualcuno nei commenti potrebbe dire: io l'ho visto un tizio 2 anni fa che scriveva che per colpa di Burioni non vaccinerà i suoi figli. Ma ragazzi, ascoltiamolo un po' questa storia, rendetevi conto che è un pochino assurda, che queste persone potrebbero anche mentire. Secondo voi, uno che ha preso la decisione di non vaccinare i suoi figli lo dirà così, pubblicamente, in una pagina piena di vaccinisti e possibilmente monitorata dalle forze dell'ordine? Non esiste proprio probabilità che stia mentendo per dare l'impressione di disastro e sperare che Burioni smetta di divulgare la verità? Un antivaccinista non farebbe mai 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 una cosa simile? Rifletteteci. Io comunque riconfermo che Burioni ha un'attività divulgativa oggettiva. Ha fatto cambiare idea a tantissimi antivaccinisti in Italia. E anzi il difensore dei vaccini più famoso d'Italia. Su questo saremmo tutti d'accordo. Ma poi ragazzi, riflettete. Secondo voi,
un vaccinista timido può smettere di credere al funzionamento di un farmaco perché ha sentito un tizio blastare su internet un altro tizio? Veramente secondo voi la gente cambia idea per cagate del genere? Io non ho mai trovato alcuna evidenza di questo effetto Burioni che indurrebbe all'antivaccinismo. Ed inoltre aggiungo che se una persona cambia idea così facilmente sui vaccini, quella persona avrebbe cambiato idea comunque con la stessa facilità. Bisognava solo aspettare il momento giusto, con cui cambia il vento. Non sarebbe stata vaccinata, non sarebbe stata vaccinista, anzi, a lungo. Sempre se esistono queste persone, lo ripeto, perché qua l'onere della prova sta negli utilitaristi. Fino ad allora, la loro è solo una teoria. Infine, la retorica di Burioni è molto scientifica e secca, senza insulti volgari, senza urla, molto asettica. È evidente che questa è una persona che ne ha fatti di corsi e di conferenze. Ed infine, se anche ci fossero persone che davvero pensano che con un blast si possono far cambiare idea a 100 persone, questi individui dovrebbero chiedersi, attaccando così forte il più famoso vaccinista d'Italia, allora anche loro stanno contribuendo a far sembrare il fronte dei vaccini più debole e quindi stanno convincendo persone a diventare antivax? E non si può dire no, perché se le persone cambiano idea per molto meno, come un blast su Facebook, figuriamoci se vedono tutti questi italiani criticare Burioni. Se lo criticano in tanti, allora deve essere in errore. Quindi gli utilitaristi, in ultima analisi, si sconfiggono da soli. E passiamo all'ultima categoria, i kantiani. Questi sostengono che il blastaggio, anche se magari non ha effetti negativi sull'opinione pubblica, sia intrinsecamente sbagliato. Che Burioni sia una persona chiusa di mente, cattiva o comunque, pur essendo in buona fede, sta agendo in maniera criticabile, che ostenti e trasformi qualcosa di scientifico in una sorta di arena. Allora, andiamo con ordine. Burioni non ha mai usato volgarità, parolacce, ingiurie o cose simili. Mai. Coloro che lo dicono mentono sapendo di mentire. Burioni poi non è affatto chiuso di mente. È un ricercatore, analizza il risultato con apertura mentale. Mica è colpa sua se il risultato dice chiaro e tondo una certa cosa. Lui la riporta. E maggiore il numero di esperimenti, maggiore è il valore veritativo di quella frase. Non è Burioni ad essere fermo su un punto, è il cazzo di universo a quanto pare. Burioni, se gli fossero fornite delle evidenze scientifiche numerosissime che smentiscono le numerosissime pro-vax, in quanto scienziato cambierebbe idea. Ma così non è stato, e dunque in quanto scienziato non ha solo il diritto, ma anche il dovere di essere fermo nelle sue conclusioni. L'alternativa è la diffusione del morbo anti-vax e le sue conseguenze per i bambini di tutto il pianeta. Burioni non è presuntuoso, lui non dice io ho ragione perché sono laureato, docente e ricercatore con anni di esperienza e studi alle spalle. Dice che ha ragione perché gli esperimenti e le evidenze gli danno ragione. Se un panettiere facesse tutti gli esperimenti, se ne potrebbe parlare. Siccome invece si ritrova nei commenti ad affrontare fregnacce che vogliono convincerlo a suon di me lo ha detto mio cugino, è giusto che rimanga fermo e che ricordi che l'esperimento non si fa su Facebook, ma in laboratorio. Non è presunzione, è la giusta indicazione. Il fatto che lui sia un medico, poi, è una cosa del tutto secondaria. Lui stesso lo ha detto un sacco di volte, anche se senza dubbio aiuta. Burioni ha sintetizzato alla perfezione la questione con una sola frase. Se non sei d'accordo con me, fai l'esperimento e studia. Se non vuoi fare l'esperimento, allora l'unica cosa sapiente che puoi fare è affidarti a qualcuno che ha studiato. Che, anzi, ti fa il favore di spiegarti queste cose gratis. Vuoi sperimentare? Sei il benvenuto e il tuo titolo di studio non conta un cazzo. Però se non vuoi sperimentare, né studiare e commetti pure gravi errori, abbi la decenza di riconoscere la tua ignoranza e mancanza di informazione e vince dunque a tavolino colui che queste cose le fa da una vita. Passiamo al blastaggio. Non è affatto una cosa sbagliata. Anzi, eticamente è ineccepibile, Burioni. Quel tizio dice una falsità? Sì. Una falsità che per giunta convince gente a prendere decisioni che possono fare del male agli altri? Sì. E allora Burioni, se dice che queste cose sono sbagliate, è ineccepibile. Se definisce una persona che ignora ignorante, è ineccepibile. Nessuno lo può criticare come principio, perché per principio ha ragionissima. È la verità. Stronzo è un insulto, ignorante è una diagnosi. Cioè tu vieni da un medico, gli dici senza presentare prove di saperne più di lui su una questione, che ti aspetti? Di sentirti dare ragione, ossia menzogna? Ti aspetti di parlare di altre cose, tipo il meteo? Ti aspetti il silenzio? Allora non vuoi il dialogo, allora non vuoi commentare. A chi dice invece che il blastaggio va bene privato ma pubblico no? Scusate, ma Facebook non è una piattaforma pubblica? Se commenti, sai che tutti possono vedere il tuo commento. Quindi questi che fanno commenti pubblici e si lamentano se poi sono pubblicamente sputtanati, dovevano scegliere di non commentare, o di farlo con cognizione di causa, o di farlo tramite posta o altri servizi protetti da privacy. Ma se ti mostri nudo al mondo e qualcuno ti fa una foto, non devi sorprenderti, lo dovevi sapere.
Che poi il cosiddetto blastaggio, chiamiamolo con il suo nome, rimprovero da una figura che ha l'autorità di rimproverare, in realtà è un'attività molto utile. Permette di fare un esempio dell'errore in modo che non sia ripetuto, rende la divulgazione economica. Io mostro un solo caso e così rispondo a 2000 casi, e 2000 casi non si ripeteranno alla stessa valenza numerica. Non c'è nulla di sbagliato. Se vogliamo fare scienza, c'è l'esperimento del laboratorio. Se vogliamo fare comunicazione, vigono le leggi della comunicazione. Quanto deve sentirsi bene il politico antimafioso che fa un papiro di 8 pagine e mezzo in cui spiega quanto fa schifo la mafia, poi il mafioso risponde "Bukin" e il pubblico ride, le 8 pagine le hanno dimenticate tutti. Burioni ha una comunicazione puntuale ed efficace che risponde in modo giusto al fenomeno antivax. Un fenomeno che, ricordiamolo, fa uso di fake news, di bot, di siti che generano automaticamente queste cose. È il mezzo migliore per diffondere sui social la critica all'antivaccinismo. Purtroppo, tutto il resto, articoli di giornale, eccetera, non ha la stessa portata. È bello essere più gentili e pacati del cimitero di paese, suppongo. Infine, a coloro che dicono che Burioni è troppo duro sulle critiche, io posso dire di aver esaminato numerosi suoi post, ed è molto asettico e controllato. Posso dire di conoscere tutti i post della vita di Burioni sino a quando era un neonato? No. Magari qualche volta potrebbe essere stato duro, non lo so, non ne ho idea. Ma si tratterebbe di gocce nel mare, statisticamente. Dello zero virgola. Perché molti con troppo duro intendono cose elencate prima che invece sono giustissime ed efficaci. A questo punto io direi di fare una bella cosa. Chi è senza peccato e può dire in vita sua di non essersi mai incazzato in una conversazione facendo il duro, scagli la prima pietra. Ecco. Ecco. Molto bene. E così abbiamo compreso come sia le critiche al fine, sia le critiche al mezzo, sia le critiche alla scienza contro Burioni, di fatto, non reggono. Purtroppo Burioni è il tipico esempio di buono esposto, ossia una persona che combatte per una causa giusta, ma siccome è sotto i riflettori, riceverà parecchio fuoco amico. Da chi pensa di poter fare meglio di lui, eppure se può fare meglio di lui, che lo faccia! Io, per ora, di famoso così tanto che ha avuto tutto questo successo nella lotta contro gli antivax, vedo solo Burioni. Forse è tempo di iniziare a seguirlo, questo Burioni, invece di ascoltare luoghi comuni, perché ho visto gente criticare Burioni su video di YouTube che parlavano male di lui e non avevano mai messo piede sulla sua pagina. E riscoprire che invece è il medico di cui tutti quanti abbiamo bisogno, ma non quello che meritiamo. Perché se fossimo in Germania, Burioni neanche avrebbe bisogno di parlare, e io questo video non l'avrei mai fatto. Ma siccome non siamo in un paese civile, siamo in Italia, il paese con il più alto tasso di analfabeti funzionali del mondo occidentale, ma no, sicuramente è colpa di Burioni. Per una volta i buoni dovrebbero stare uniti e compatti invece di massacrarsi tra di loro. Gli antivax non si ammazzano tra loro, e guardate quanti sono ora. Il video è rallentabile dalla rotellina. Se questo video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace, ad iscriverti al canale e a visitare la pagina Facebook, il canale Telegram, il canale Twitch dove faccio live, il profilo Twitter, la pagina TP, Patreon europeo, se vuoi donare per sostenere il canale, il negozio con le magliette ufficiali, la lista dei desideri di Steam, il profilo Instagram e anche il mio profilo Wattpad dove scrivo storie. Trovate tutto in descrizione. Inoltre, se questa rubrica ti piace, aiuta a sostenerla condividendo questo video e scrivendo qua sotto i tuoi pensieri. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.